guarda, c'è tantissima gente. È vero. E calcolando il prezzo un po' eccessivo del biglietto è fin troppo pieno, non le pare, mi sdrogno, ecco, guardi. Non dire sciocchezze, io ero sicura del successo. Ho messo in palio un grosso premio per chi riuscirà a battervi. E molti pensano che sia una facile impresa. Ma quelli sono dei veri bruti. Non preoccupatevi, ragazzi, voi siete migliori e sicuramente vincerete. Evviva! Grande lottatore giù di corda, e alla mia destra il famoso Ossa Corte. Ho proprio l'impressione che quest'ultima idea di Miss Dronio sia la peggiore di tutte. Signore e signori, adesso vi ho presentato i nostri due campioni. Ricordate che chiunque di voi può combattere con loro, per cui fatevi avanti. Coraggio, non dimenticate che chi sarà così abile da riuscire a batterli vincerà una grossa somma di denaro. Se c'è qualcuno di voi che voglia di tentare, pregato di salire sul ring. Il fuscelletto dalle gambe storte è mio. Povero illuso, si è lasciato ingannare dal mio aspetto. Allora, siete pronti? Senti, una proposta, cerchiamo un accordo amichevole, va bene? Neanche per sogno! Possiamo iniziare! Via! Avanti! Ma come sei viscido! Sai, ho la pelle secca e devo usare l'olio, sì, capisci? Avete visto com'è furbo il mio socio, Forza, impegnati di più e vincerai più soldi! Non mi sfuggirò! Mi dispiace, ma giù di corda ha vinto. Non so proprio come ha fatto. Devo dire che sono molto intelligente. Un vero genio. Il secondo è contro. Via. Aiutami, Boyaki, questo è cattivissimo. Tieni duro, andrà tutto bene. Forza, avanti. Ce l'hai fatta, sai per vincere, continua così. È la vita mia, bravo, bravo. No, non facciamo scherzi, No, no, lì no. Oh, il mio sederone, che male. Che bruciore. Oh, come mi fa male. Hai perso. Mi è piaciuta la mia ape telecomandata. Oh, che male. Fa male. Ganciao. Stai pensando anche tu che... Ancora loro. Deve essere qui che hanno organizzato i combattimenti truccati, vero? Hai ragione! Quello è proprio il loro simbolo! Senti, andiamo a dare un'occhiata. Certo, corriamo! Entriamo! Che ne dice della nuova macchina, Miss Dronio? Bella, mi sembra ideale per intimorire qualunque avversario. Ed ora dobbiamo aspettare le istruzioni. Dato che siamo pronti, possiamo provare a chiamarlo. Già, è un'idea, ma come facciamo? Non è difficile, si fidi di me, Miss Dronio. Da piccolo lavoravo come strillone. Ehi, Doc Robey, dove sei? Cosa fai? Non devi poltrire, vieni. Eccomi qui, infilatevi! Non permettetevi più simili confidenze. La prego, dottore, non ci faccia caso. Non volevamo offenderla, ma Boyaki ha sempre delle strane idee, sa? Le assicuro che la prossima volta la chiameremo in un modo molto più dolce. E quale sarebbe? Beh, potrei apparirle in sogno. No, per carità. Beh, lasciamo stare, non ho tempo da perdere con simili sciocchezze. Ed ora aprite bene le orecchie e ascoltate le mie istruzioni. Sembra che la pietra d'Augusto sia nell'antica capitale della regione di Aspromosso. Ed ho sentito anche dire che il re di quel paese ha promesso un premio a colui che ucciderà un leone. Secondo i miei informatori, questo premio dovrebbe essere la Dokrus.
Ed ora partite e cercate un uomo valoroso di nome Ercole. Come vedete, gli ho dato un compito di tutto riposo. Tornate vincitori questa volta. Ho capito tutto, partiamo subito. Ah, se ha deciso di accettare questa semplice missione, con Leone ci combatterà lei, ecco. Buona fortuna, ragazzi, e non dimenticate cosa vi aspetta se fallirete ancora. Su, partiamo. Ah! 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 Andiamo, Janet! Via! Niente, vi assicuro che potrei fare molto, molto di più. Ti prego, non fargli del male, quel buo è tutta la mia ricchezza. Stai zitto, vecchio, questa bestia non mi piace affatto. Non avrò rimorsi a scagliarla via. Sei un pazzo. Vai! Perché sei così cattivo? Non ti sono simpatico? Antonio, vieni subito via e promettimi che non parlerai più con lui. Non devi dare confidenza a quel tipo. Perché? E così non piaccio a nessuno, ma ricordate che sono il più forte. Guardate qua. Avete visto? Ehi, Hercules, perché non combatti con i leoni? È vero, potresti farlo, dai. Non ne ho voglia, penso che sia stupido e noioso combattere con loro. Ehi, leoni! Lancio! Deve essere il potente Hercules. Non è potente, è fatto d'acciaio. Bene, lo faremo lavorare per noi. E questa volta porteremo via la pietra. Come si fa a convincerlo? Nulla di più facile, userò il mio fascino. Fascino? Già. È impazzita. Mi sento un po' offesa. Non hanno nessuna simpatia per me, mi hanno lasciato solo. Beh, ma voi chi siete? Questa è la principessa Dronio del regno di Drombo. Si deve sposare ed è venuta qui in cerca di un uomo valoroso e forte, ecco. Oh, signor Hercules, se la prego, non potrebbe uccidere un leone per me. Lei è proprio il mio uomo ideale. Mm-hmm. E poi diventerai l'eroe di questa regione. Tutto il popolo sarà felice di averti come sovrano. Sovrano? Esatto, sarai il capo. Già, ma i leoni sono pericolosi. Non devi avere paura, ti daremo una mano. Boiacchi, fagli vedere. Ma certo. Il leone ha notoriamente paura dei topi. Allora che ne dici? Beh, sì. Bravo, finalmente è così che si fa. Diventerai mio marito e re. Urrà! Se ho capito bene, Hercules combatterà con il leone. È entrato nell'arena con altre persone. Sono loro. Dronio e i suoi scagnozzi. Ho capito quali sono le loro intenzioni. Vogliono far vincere il premio ad Hercules per poi intascarlo loro. Dobbiamo assolutamente impedirglielo, Ganciai. Andiamo. Via. Storico combattimento tra il più feroce dei leoni e il più forte degli uomini. Oh.
Vieni qui! Non mi scappi! Sei un campione e sei il primo a mostrarsi degno di questo premio! Maestà, la ringrazio tanto! Troppo tardi, il re gli ha già consegnato il premio. Chissà dove sarà la Docrostone. Forse è quella la pietra che cerchiamo. Presto, inseguiamolo. Oh, ecco il nostro eroe! Cara principessa, adesso ci possiamo sposare. Questa è la prova della mia vittoria. Oh, sei sicuro che questo sia il vero trofeo? Allora è meglio che lo tenga io. Arrivederci. Perché mi saluta? Devo diventare il capo ora. Povero illuso, io non sono una principessa, bensì il capo di una banda di ladri. Oh, questa me la pagherete. Ne dubito, amico. Ecco la bomba al pepe. Ecco. Addio, Hercules. Ehi, ma dove sono andati? Che ne so, sto starnutando! Il terremoto! Antonio! Attento, cosa fai? Presto, andate via di qui! Sei fantastico! Scappate, forza, o rimarrete imprigionati tra le macerie! Hercules, ci rivedremo, sai? Non vi preoccupate, controllerò io la situazione, difenderò la nostra città! Hercules! Rogna, gli stagnanti scappano! Sammy, Sdrogno, credo che il terremoto sia stato causato dal nostro robot. Che importanza vuoi che abbia? Tanto non torneremo mai più qui. Almeno così la gente capirà quanto siamo potenti. Oh. Che cos'è questo rumore? L'allarme! Oh no, c'è gli attacking! In confronto a loro, le mosche sono discrete e i leoni inoffensivi. Ah, dov'è finito, Yattaman? Non mi vedi perché sono molto più in alto di te, microbo! Arrendetevi! Siamo troppo forti per voi, non avete scampo! Non ho mai conosciuto due ragazzini più presuntuosi di questi, uffa uffa! Yatta! Palla e racchetta! Ah! Arrivo! Allora, volete fermarli? Stanno facendo tutto ciò che vogliono! Hai ragione, che rabbia, che dolore! Basta! Siete tre buone a nulla! Perfino le bambole si prendono gioco di noi, perché non fai qualcosa? Ecco, ce la prende sempre con me! Attenzione! Come sei carina! Come? Oh, scagnozzi miei, avete visto quei due? A me nessuno mi ama. Bene, procediamo con il prossimo attacco. Svelti. Miss Dronio, che ne dice della nuova arma? Non è affatto male. Prima o poi faremo scomparire Yattaman da questo programma e potremo finalmente cambiare sia la trama che il titolo. Oh, non ti illudere. Yattachine nei guai! Robby, fuori il tonico! Questa volta il tonico è capace di volare per centinaia di metri e arriva poi esattamente nella bocca di Yatta King. King! Funziona! Hanno l'osso volante! Oh, ora farà uno dei suoi soliti trucchi. La sorpresa! Guardate! Bello non è! Non mi sembrano molto pericolosi! Questa volta le distruggeremo! All'attacco, scagnozzi! Agli
ordini! Ehi, boiacchi, dimmi cosa stanno facendo. Ah, mi sento precario. Miss Droni, è sicura di stare comoda in quella posizione? Non dimenticare che se sono messa così è solo ed unicamente colpa tua. Ah no, e vogliono farci fare la spaccata. Vuoi rimanere qui per sempre? No, non si preoccupi, ce ne andremo immediatamente. C'è la zoologia, gli ippopotami sono erbivori. Ma ti pare questo il momento di darmi delle lezioni? Ma non parlo più, mi sdrogno. Adesso scappiamo, ecco. Hai visto, mi sdrogno, siamo riusciti ad andarcene. Boiacchi, c'è una cosa che non capisco. Perché il cielo non si muove? Come mai c'è l'ippopotamo robot? Forse qualcosa non ha funzionato, non credi, eh? Ha ragione, forse l'interruttore o qualche altra cosa era guasta, o almeno credo. E dimmi allora che succede? Lo dovrebbe sapere, tengala Doc Roston, ci aspetta il tandem adesso. Ne ho abbastanza di questa storia e non voglio pedalare. Yatta me! Siete pronti? Tutto ok. Yatta! Yatta! Yatta Man! Yatta Gang! Hercules! Hercules! Come stai? Va tutto bene? Aveva proprio ragione, Antonio. Hercules non è solo forte, è anche buono e gentile. Senza di lui nessuno si sarebbe salvato. Grazie, Hercules. Oh, è la prima volta che qualcuno mi ringrazia. Sapete, ho deciso che d'ora in poi userò la mia forza solamente a fin di bene. Perfetto. Sicuramente ora sarà felice. E la pietra? Beh, ho sentito dire che quella del trofeo non era la pietra d'Ocroston. E così avete fallito di nuovo, adesso vi punirò! La prego, dottor Docrobei, ci perdoni, sono sicura che prima o poi troveremo quella pietra! Non ci credo, ma in ogni caso oggi non l'avete portata! Ma è colpa sua, ci ha dato delle istruzioni sbagliate! Non può punirci! Silenzio! Non sono certo io a perdere contro Yattaman ogni volta! E poi come vi permettete di contraddirmi? Vi farò pagare la vostra sfacciataggine! Così non dimenticherete chi comanda qui! Uffa, come faremo a tornare quanto a casa? Quanto è triste la nostra vita. Dannato Docrobei. Aia! Zitto tu! Sono stanco, voglio scendere. Boiacchi, sei proprio una pappavolla. Pensa ad Hercules, lui sì che è un vero uomo. Se fosse qui ci toglierebbe subito da questo impiccio invece di lamentarsi. Così i nostri amici hanno vinto ancora una volta. Ma i loro indomabili avversari stanno già preparando una nuova sfida. La battaglia continua! Arrivederci! Yatta, Yatta, Yattaman!